La storia che vi voglio raccontare è la storia del mio papà e della mia mamma. Io gli ho dato un titolo che porto, è Storia di una coppia mista durante le leggi razziali. È perché è una storia d'amore del mio papà e della mia mamma. Il papà era ebreo e la mamma no. La parola mista del titolo l'ho messa fra virgolette perché è una parola secondo me insopportabile, che rappresenta perfettamente la mentalità razzista del regime fascista durante il quale le leggi razziali sono state promulgate, in quanto dà l'idea che esista un concetto di puro, un concetto di impuro e un concetto di misto, che è una via di mezzo decisamente riprovevole. Mio papà era un giovane avvocato, aveva studiato legge, veniva da Ferrara e faceva pratica in uno studio importante di Bologna. La mamma era una ragazza di campagna, veniva da Borgo Panigale e frequentava le scuole superiori a Bologna, ma si trovò improvvisamente a diventare a 17 anni il capo famiglia, perché suo papà si ammalò e morì nel giro di 2 mesi. La mamma era casalinga e quindi lei dovette abbandonare la scuola e trovarsi un impiego. Un impiego che trovò presso uno studio legale di Bologna, e fu così che i due si incontrarono, cioè frequentando il tribunale tutti e due per motivi diversi, e nacque, diciamo, l'amore, che fu un amore che la mamma raccontava come molto bello e che durò come tutti gli amori di due persone che si vogliono bene, si fidanzano. Naturalmente la mamma, come tutte le ragazze del tempo, non vedeva l'ora di sposarsi, e il papà invece, come tutti gli uomini del tempo, cercava di temporeggiare. Comunque a un certo punto cominciano a fare dei progetti abbastanza seri sul loro futuro, ma proprio in quel momento, siamo nel 1938, arrivano le leggi razziali. Le leggi razziali promulgate dal fascismo, che avevano tutta una serie di sanzioni, limitazioni, mancanze di libertà su una quantità infinita di situazioni, ma uno dei punti fondamentali era il divieto del matrimonio misto, come veniva chiamato, per cui per legge mio padre e mia madre non potevano sposare. E questo naturalmente fu un colpo molto grosso per quello che riguarda mia madre, le leggi razziali, tanto distrussero il sogno fondamentale della sua vita, che era quello del matrimonio. E in secondo luogo, essere la donna di un ebreo rendeva la vita particolarmente difficile. Pensate che la mamma aveva lasciato il lavoro presso l'avvocato e era stata assunta in un'importante società di assicurazione. Tutte le mattine, quando andava al lavoro, si trovava sul tavolo un giornale, anzi diciamo un giornalaccio, che era intitolato La difesa della razza, che era la propaganda più bieca, più volgare, più oscena, no, dell'antisemitismo, con vignette, battutacce, e lei si trovava, era un quotidiano, quindi usciva tutti i giorni, tutte le mattine se ne trovava una copia debitamente sottolineata nei punti più volgari, più insopportabili, che un caro, fra virgolette, collega le faceva trovare sul tavolo, e poi stava in fondo alla stanza e con un altro collega si dava di gomito per vedere l'effetto che faceva. Quindi potete immaginare la situazione, per non parlare delle umiliazioni nella vita quotidiana che imponeva questa situazione. Ma più pesante era per mio padre questa situazione. Intanto qui ho una fotocopia di un decreto, che è un decreto del 26 settembre 1939,
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Mio papà, che era già diventato avvocato, fu radiato dall'Ordine degli Avvocati, per cui lui non avrebbe più potuto esercitare la professione. Nella realtà riuscì lo stesso, perché quello che non poteva fare era far comparire il suo nome negli atti giudiziari, ma trovava poi dei colleghi che formalmente mettevano la loro firma, poi il lavoro lo faceva lui, però era una cosa difficile. Pensate che era perfino proibito avere il proprio nome sull'elenco telefonico, e quindi insomma, per uno che ha uno studio legale sarebbe una necessità, ecco. Ma non basta. Il papà di mio padre, mio nonno, era un insegnante, insegnava le lauree basse qui a Bologna. Fu cacciato dalla scuola da un giorno all'altro, senza stipendio, senza pensione. Il fratello di mio padre aveva vinto un concorso, era stato assunto all'archivio di Stato, anche lui fu cacciato dall'archivio di Stato. Quindi mio padre si trovò già con le sue difficoltà nel lavoro a dover mantenere tutta quanta la famiglia. E quindi questa era una situazione particolarmente pesante e difficile. E comunque, di fronte a questa situazione, il papà propone alla mamma di lasciarsi, proprio perché non la vuole coinvolgere in un destino, in un futuro così difficile, così pericoloso, così precario. Ma la mamma naturalmente non ne vuole sapere, perché si amano molto, anzi si amano tanto che a un certo punto mia mamma si accorge di aspettare un bambino. E che fare? Decidono di prendere, affittare un appartamento, presentarsi come una giovane coppia sposata, però intanto mia madre si deve licenziare. Io ho fatto fatica negli anni a capire questa cosa, anche perché la mamma poi negli anni 50 è stata una protofemminista, diciamo, faceva parte di un'organizzazione qui a Bologna che si chiamava il Comitato per l'approvazione dei diritti della donna, e quindi questa rinuncia al lavoro. Ma poi ho capito, siamo in un tempo completamente diverso. Una persona che era già tenuta d'occhio perché stava con un ebreo, come avrebbe potuto nel luogo di lavoro dire che aspettava un bambino, che conviveva da non sposare? Era una cosa per i tempi assolutamente impossibile. Cominciano la loro vita, diciamo, matrimoniale, perché è come se fossero sposati, e però quando nasce mio fratello nasce come figlio illegittimo, perché il matrimonio non c'è e il bambino figura figlio naturale, riconosciuto da entrambi i genitori, ma non legittimo. E c'erano delle conseguenze per essere figli illegittimi allora sulla vita di una persona che erano terribili. Pensate che solo anche negli anni 50, quindi finito il fascismo, finito la guerra, finito tutto, regge ancora l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia istituita dal fascismo. Negli asili infantili i bambini illegittimi non potevano giocare con i bambini illegittimi, questo ancora negli anni 50. Quindi potete immaginare che cosa voleva dire. E tentarono un matrimonio, anche con l'aiuto del cardinale di Bologna, andarono a San Marino e lì in effetti si sposarono. Però era un matrimonio che non valeva assolutamente per lo Stato italiano. Quindi era più che altro una speranza per il futuro, insomma. E andiamo un pochino avanti con gli anni, arriva la guerra, le difficoltà della guerra, che sono difficoltà per tutti, dai bombardamenti alla mancanza dei generi alimentari, ma per tutta la famiglia c'è in più un aggravante, che è quella di essere ebrei, che non è di poco conto. Comunque, e continuano la loro vita
con sempre più difficoltà, soprattutto per mio padre, perché mio padre non era solo ebreo, era anche antifascista. Lo studio in cui lui lavorava era lo studio Iacchia a Bologna, il vecchio titolare, l'anziano titolare, era democratico, antifascista, e soprattutto il figlio Mario Iacchia, che fu poi medaglia d'oro della Resistenza, e che era più vicino per età mio padre, con cui c'era indubbiamente una sintonia. Insomma, questo studio dalla milizia fascista era visto come un covo di sovversivi e di antifascisti, quindi tenuto d'occhio. Mio padre entrò, in qualche modo fu segnalato quando morì il titolare di questo studio, e lui semplicemente fece un necrologio sul Resto del Carlino a Bologna, in cui ricordava ed elogiava questo grande avvocato, e bastò questo perché fosse segnalato. Del resto, quello che fu poi presidente della provincia Emilia Romagna, l'avvocato Vighi, che fece un elogio di questo avvocato Iacchia in corte d'appello, fu mandato al confino, quindi per farvi capire come era la situazione in quel tempo. Quindi la situazione diventava sempre più difficile, arriviamo al 43, arriviamo all'estate del 43, la caduta di Mussolini. Purtroppo durante la notte in cui cade Mussolini, mia mamma partorisce la seconda bambina, e in una notte così difficile per tutta la nazione, diciamo, e complessa, non arrivano i soccorsi e la bambina muore, insomma. E per cui mia mamma era molto depressa, diciamo, dopo questa esperienza triste, e da una parte. Dall'altra, la situazione era sempre più precaria in città, e allora decidono di allontanarsi da Bologna, e inizialmente vanno a Cattolica, affittano un appartamento in una villetta, e siamo in agosto, è come se fosse una vacanza al mare, diciamo, e per un po' lo è, insomma. Però la situazione ancora non la sentono come sicura, per cui alla fine d'agosto, invece di tornare a Bologna come tutti gli altri vacanzieri, decidono di rimanere ancora lì per vedere cosa succede. E arriva l'8 settembre, e dopo l'8 settembre ci sono due episodi che per loro sono terribili. Il primo, papà è in bagno che si sta facendo la barba, arrivano i tedeschi per arrestarlo. Fortunatamente chiedono di lui alla vicina di casa, che è in giardino, e questa, con una grande avvedutezza, alzando molto la voce, l'avvocato Neppi non è più qua da 3 mesi, non abita più qua. Lui sente, con il viso insaporato, salta dalla finestra, che era primo piano per fortuna, e scappa. E poi sembra che le cose si siano messe tranquille, però dopo una settimana altro episodio terribile. Mio fratello aveva 3 anni e mia mamma aveva preso una ragazzina di 15-16 anni che lo portava ai giardinetti, in spiaggia. Le milizie fasciste prendono la ragazzina e mio fratello, li portano in caserma e fanno sapere alla famiglia che se mio padre non si presenta il bambino resta lì. Quindi potete immaginarvi qual è la situazione per loro. Mio padre è già pronto ad andare a costituirsi, diciamo. Mia mamma, colpo di genio, c'era una signora che frequentava la spiaggia e che tutte le altre signore non salutavano perché dicevano che stava con i tedeschi. Mia mamma va da lei e scopre che questa era veramente l'amante del comandante in capo dei tedeschi. Lei, mia mamma, non ha mai saputo come abbia fatto. Il fatto sta che questa andò al commissariato e tornò col bambino in braccio. A quel punto capirono che dovevano scappare più in fretta che potevano, insomma. Mia mamma usava sempre questa frase: siamo scappati in costume da bagno, perché scappano con quello che avevano lì per una vacanza al mare, quindi quei pochi vestiti, quelle poche cose, tutto il resto era rimasto
nella casa di Bologna. Scappano, io di questo primo periodo so pochissimo, senz'altro papà come antifascista doveva avere una rete di conoscenze, di contatti, per cui trovano alcuni rifugi per qualche tempo, ma di questo non so, fino a che però alla fine arrivano in questo paese sull'Appennino marchigiano. Chiamarlo paese troppo, sono 5 case e una parrocchia. E in questa parrocchia c'è un parroco, Don Luigi Maioli, che è una persona eccezionale. Li accoglie, non gli chiede come si chiamano, non gli chiede perché scappano, lui vive lì con la sorella e il papà e gli dice: c'è una stanza libera in canonica e potete mettervi lì. E io di questo voglio soffermarmi un attimo su questo, perché dopo tutta questa vicenda mia mamma diceva che in quegli anni aveva conosciuto il male assoluto e il bene assoluto. Ecco, il bene assoluto sono queste persone che a rischio della loro vita hanno salvato, no, delle persone come mio papà e mia mamma. A mio papà è capitato nell'Appennino marchigiano, nell'Appennino modenese è capitato ai miei nonni, che anche loro, da una famiglia contadina, furono nascosti e salvati. E per dirvi della discrezione di queste persone, mia mamma venne a sapere questo episodio, venne a sapere che papà aveva un documento falso, che era riuscito a farsi fare con il nome di un suo cliente che abitava in Sicilia. Siccome la Sicilia erano già sbarcate gli alleati, non si potevano fare controlli, lui figurava come Nino Scireso, questo nome. E mia mamma tutte le sere prima di mettere a letto prendeva mio fratello, che aveva 3 anni, e gli diceva: come ti chiami? Gli faceva ripetere fino all'infinito che non si chiamava Franco Neppi, ma doveva dire: mi chiamo Franco Scirè. E solo dopo la guerra la mamma, dalla sorella di Don Luigi, ha saputo che un giorno mio fratello le ha detto: sai, devo dirti un grande segreto, io prima della guerra mi chiamavo Franco Neppi, poi mi sono chiamato Franco Galvani, adesso mi chiamo Franco Scirè, ma dice la mamma che quando quei brutti tedeschi se ne saranno andati via mi chiamerò Franco Neppi un'altra volta. E lei, e questa signora, non disse niente, lo raccontò la mamma solo dopo la guerra. Allora la loro vita al Candigliano era una vita difficile, soprattutto per mio padre. In primo luogo perché papà avrebbe voluto unirsi ai partigiani. La mamma diceva che se lo lasciava da solo con un bambino di 3 anni lei si sarebbe ammazzata, e quindi lui non ha avuto la forza di lasciarla lì, e però era in contatto con i partigiani, aveva comprato una bicicletta, faceva un po' da staffetta, portava notizie, eccetera, da un gruppo all'altro. E però la situazione era difficile dal punto di vista economico, perché erano scappati con pochi soldi e questi soldi stavano finendo. E in più con un terribile rovello per mio padre, perché non sa, lui era scappato così, non sapeva più niente dei suoi genitori, di suo fratello, e lui sapeva bene che cosa i tedeschi facevano, che ormai avevano occupato l'Italia settentrionale, che cosa i tedeschi facevano agli ebrei. Per cui questa cosa per lui era insopportabile, tant'è vero che mia mamma a un certo punto decise fare un viaggio a Bologna. Lei non era ebrea, non era ricercata, e mio padre era così disperato che accettò che lei corresse questo rischio. E lei fece questo viaggio, ci mise 10 giorni ad arrivare a Bologna con mezzi di fortuna. Si beccò, quando a Pesaro sperava di poter prendere il treno, beccò un bombardamento in stazione che fu uno dei più terribili, si trovò circondata dai morti, lei si salvò mettendosi sotto un treno fermo. Comunque alla fine arrivò a Bologna, ma per dirvi cos'erano quei tempi, la prima persona a cui si rivolse per aiuto era il suo primo cugino, con cui aveva giocato per tutta l'infanzia. Beh, questo la ricevette sul pianerottolo e le disse: vai via, che mi compromette. E
molti clienti del papà da cui andò per vedere, che gli dovevano dei soldi, quindi per vedere, alcuni addirittura, io ero avvocato Neppi, non lo conosco, non l'ho mai visto, altri io l'ho già pagato, gli ho dato tutto quello, però ci fu anche chi, ci fu anche un collega di mio papà che lei incontrò per caso, per strada, che le diede da dormire la notte, le diede anche un bel po' di soldi per ritornare. Lei riuscì a ritornare in questo paese che si chiamava Candigliano e poco dopo che era tornata si accorse di essere incinta. E mio papà diceva, qua io devo passare il fronte, che correva proprio in quella zona lì delle Marche, era molto vicino. No, il fronte che divideva la zona già liberata da quella invasa dai tedeschi, e devo passare il fronte perché anche per lui, con i tedeschi lì presenti che avevano fatto anche delle stragi in case coloniche vicine, era sempre più pericolosa la situazione. E poi diceva: bisogna passare il fronte perché questo bambino deve nascere in terra liberata. Però all'inizio non poteva farlo con mia mamma, con un pancione così, l'incinta, e con un bambino piccolo. Per cui partì, nonostante la disperazione di mia madre, a respirare l'aria della libertà. Dall'altro però toccò con mano una cosa che prima non aveva verificato, stando in un piccolo paese, cioè le distruzioni della guerra, che erano una cosa veramente terribile. E comunque la grande sofferenza era di non poter essere in comunicazione con mia mamma e non avere notizie. Più difficile ancora per mia mamma la situazione, perché non sapeva se lui era ancora vivo, se era riuscito a passare indenne il fronte, dove era, se sarebbe ritornato. Lei aveva la gravidanza che avanzava e aveva già l'esperienza di una bimba morta nel parto, e lì non c'era un medico, non c'era nessuno, quindi veramente, per non parlare del fatto che ad esempio andò lei con le donne del luogo a seppellire una famiglia contadina che era stata ammazzata davanti a casa dai tedeschi, quindi esperienze terribili. Quindi fu molto duro per tutti e due questo periodo, però mio papà ce la fece. Insomma, Natale del 44 riuscì a ritornare e a prendere mia mamma e mio fratello, e certo si trattava di ripassare il fronte un'altra volta, che non era un'impresa, sì. E lo passarono con una treggia. La treggia era un carro tirato dai buoi che al posto delle ruote aveva dei pattini, perché era gennaio, i campi erano coperti di neve, quindi era come una slitta tirata da un buo. Quindi io delle volte me l'immagino, no? Mi sembra un film. La treggia, il papà, la mamma col pancione, mio fratello che aveva 4 anni, non so, forse un materasso coperto. E quindi questi che passano attraverso tutti i pericoli ma corrono verso la libertà, sembra veramente una cosa. E arrivarono a Perugia, bene, fortunatamente, e lì papà aveva già in precedenza trovato un appartamento, e quindi tornarono a una vita normale. Mia mamma aspettava la fine della gravidanza, mio fratello andava all'asilo e papà aveva i suoi incarichi politici, per cui era tornata la vita normale. E con questo arriviamo alla sera del 15 febbraio 45, che a Perugia c'era un grande avvenimento. Facevano un film che mia mamma, di cui mia mamma aveva sentito parlare tanto e che avrebbe tanto desiderato vedere, ma che ovviamente durante il fascismo era rigorosamente proibito. Questo film era Il grande dittatore di Charlie Chaplin, e quindi non vedeva l'ora di andare. Andarono, e mentre c'era, durante la proiezione del film, alla mamma vennero le donne.
però il film era così bello, così emozionante, che lei tenne duro, non disse niente, per arrivare alla fine, e se voi avete visto il film, sapete che il film finisce con questo bellissimo discorso che parla di pace, che parla di libertà, che parla di amore fra i popoli, eccetera, eccetera, e che era proprio il coronamento giusto per le loro vicende. E finito il film, la mamma si fece ricoverare in ospedale e lì sono nata io in terra liberata.